Che freddo! 3 gradi qua fuori! Che freddo! Freddo c'è! Ma dove siamo? Fa freddo, fa molto freddo! Ragazzi, piove. Non tantissimo, ma quanto basta per dare un po' di noia. Ci infiliamo subito in cabina e ci prepariamo per partire. Preriscaldamento partito, ragazzi, 3 gradi, fa freddo. Ops, 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 ops. Eccoci qua. Beh, inutile dire che la notte è stata spettacolare, silenziosissima, se non per il vento, che invece è stato veramente forte. E d'altronde siamo veramente in posti estremi, qua il meteo può cambiare da un momento all'altro in modo improvviso. Questa mattina dobbiamo andare oltre le montagne, Denali Highway, una delle strade più belle dell'Alaska, in parte sterrata, molto divertente. Vediamo un po' cosa riusciremo a vedere oggi. Temperature si abbassano perché siamo a 1000 metri e anche la pressione delle gomme è tutto più freddo. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. That's Alaska, lasciamo il certo per l'incerto. 3 gradi qua fuori, che freddo. Questa strada, anche con questo meteo, ha un fascino veramente inconfondibile. Siamo ancora sul tratto asfaltato, tra poco lo lasceremo. Siamo circondati dalla tundra, è sparita la vegetazione più alta. Ci sono centinaia di laghetti. Il nada, non c'è nessuno, assolutamente nessuno. Siamo veramente into the wild. 1147 metri, uno dei più alti dell'Alaska. Verso l'infinito e oltre. Stamattina abbiamo visto subito in grande, un alce e il suo piccolino, bellissimo, lui la seguiva. Vamos verso altre scoperte, questa strada ci regala un sacco di emozioni. Ponte di ferro e legno. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. 1260 metri, forse su quel rilievo ci potremo trovare all'altezza massima che incontreremo su questa strada. Ragazzi, qua siamo proprio in cima, ci sarebbe stata una vista magnifica se non ci fossero state tutte queste nuvole. Ora ce la dobbiamo godere così com'è. Non fa tanto freddo, ma non fa neanche tanto caldo. Questo è un posto veramente strepitoso, tra i più belli che abbiamo visto qua. Ma noi abbiamo deciso di fermarci qua, proprio in vetta, anche perché abbiamo un panorama magnifico. Che si mangia? Lui ci fa la pasta con i broccoli, che è un'altra delle specialità della casa, che scoprirò, perché io ancora non l'ho assaggiata. Ecco la pasta con i broccoli. La pasta però è ai pomodori e spinaci, quindi è un mix. Sperimentiamo questa pasta garofalo che abbiamo trovato per la prima volta qua in Alaska. Che però... colori questa pasta! Super... sembra la tundra! Super colorata! Hai fame, Simone? Parecchia. Che strano. Aggiuntino di pasta d'acciughe. Buon appetito, assaggiamo questa pasta della garofalo multicolore ai colori della tundra. Mi sembrano i colori della tundra. Perfetto. Buon appetito. Buon appetito. Buona. Si sente parecchio la pasta d'acciughe. Buon appetito. Aiuto. Che freddo. Ma dove siamo? You have given me.
Hello! How are you? That's a super road! Really good! But in your arms I sleep like a baby, come home me tight. Sustina River! Mazza! Ragazzi, siamo entrati nella parte più bucherellata della pista. È tutto uno sconquassamento generale. Si muove tutto. Il meteo non accenna a migliorare. Quindi con tutta probabilità adesso ci fermiamo e speriamo che domani sia una giornata migliore. Nessuno può dirlo. Nessuno. Della palazza. Le buche. Prendiamo questo sentierino per andare qua dove vogliamo fermarci per stanotte. Che dite? Oh, dico che sembra buono. Andiamo a vedere. Adesso ci sono le nuvole, ma la vista secondo me è importante qua. Wow, che posto. Il posto ha una vista spettacolare. Mettiamo in bolla Valentino e ci piazziamo. Vediamo che dice la bollista. Raccattiamo qualche pietra per metterci in bolla. Ammazza, questo granito proprio. Piove. Bolla perfetta! Siamo in un posto into the wild. Freddo c'è. In nulla pure. Ragazzi, guardate le foglie, stanno diventando rosse. Pazzesco. È la vegetazione della tundra. Cioè qua è tutto soffice, ragazzi, sembra ovatta. Non c'è più niente. Videolog numero 6. Qua non c'è niente. Niente, sono in mezzo al nada, fa freddo, c'è la cacca degli Stoneship lì. Qui, se rimango abbandonata qua, non la racconto più, però io ce la GoPro in mano. Questa è il centro veramente del nada più assoluto. Se già ieri ho provato un po' di questa sensazione, adesso è proprio il centro ufficiale. Qui non c'è niente ed è finito il mondo, è finito tutto. Fa freddo, fa molto freddo. Adesso il cielo è anche un po' più aperto, quindi già la sensazione è diversa rispetto a prima, che c'era la pioggia, pioveva. Adesso questa sera, se riesco a raggiungere Valentino, perché non lo so se riesco a raggiungere Valentino, guarderò per la prima volta Into the Wild, così, giusto per capire dove ci troviamo. Ragazzi, spero di poter fare il video numero 7 domani. Altrimenti
senti, è finito così. That's Alaska. Ragazzi, buongiorno. La mattinata inizia un po' nebbiosa. Strano, per il meteo hanno detto che sarebbe stato meglio. Al di là del fatto che, vabbè, il panorama è comunque molto suggestivo, è veramente into the wild. La cosa bella è che questa notte la minima è stata un grado e adesso ce ne sono tre fuori. Quindi fa abbastanza fresco, devo dire che ci si mantiene bene. Ci si mantiene bene. Va bene. Quella è la nostra direzione, dobbiamo andare verso il parco del Denali, che dista un po' di chilometri ancora su questa strada sterrata, stupenda, ma chissà se riusciremo a vedere la grande montagna. Non lo so, bisogna essere fortunati. Vediamo. Speriamo. Andiamo a vedere il Denali? Vedere è un parolone. Ci proveremo. Ci proviamo. A salivere. A salivere. Bene, andiamo. Ta-da! Effettivamente però il panorama è pazzesco. Cioè il nada per centinaia di chilometri di fronte a noi. Si vede un po' di azzurro qua e là. Accontentiamoci perché l'Alaska non perdona. Passaggio di quad. Qui ci sono un sacco di cacciatori in giro che vengono con i quad, si infilano nei posti più impensati e poi cominciano a camminare per chilometri e chilometri. Noi adesso dobbiamo arrivare di qua. E che strada facciamo? Questa? No, noi adesso siamo su questa che taglia in mezzo. Quindi noi abbiamo fatto questa. Poi vabbè, siamo scesi giù, sì. Poi siamo risaliti. Sì. Green Island. Sì. Questo pezzettino qua. Sì. Lì si può entrare solo col bus. Da qui. Ciao panorama che non si vede stamani. Ciao ciao. Andiamo verso l'azzurro. Là. Dobbiamo andare in quel punto là, è l'unico punto dove c'è l'azzurro. Va bene, Simo? Con forza. Strada di lava. Questo è l'unico punto di azzurro che c'è e noi ci andiamo proprio dritti. Tratto anche più sporchevole, diciamo così, dove sozzeremo un po' di più Valentino. Wow! It is nature's own law. I'm not a hypocrite. I just drew the final straw. Salita verso le nuvole. Ah, chicane per evitare le buche. Scalatina per evitare lo stallo. E poi via di 4G. E via. Ah, è stato là sull'asfalto. Finita la Denali Island. Siamo arrivati all'ingresso del parco del Denali e qui adesso dobbiamo capire come fare per andarlo a visitare, perché non è proprio così semplice. Non si può entrare all'interno del parco col veicolo, nonostante ci sia la strada, ma bisogna prendere un bus. E questi bus vanno prenotati, quindi dobbiamo capire un po' come funziona. Prima sosta, visitor center del parco del Denali. I visitor center sono sempre mastodontici. Questo c'ha anche il camino acceso e a gas. Wow! Queste stavo notando Chiara che però sono finte, non sono vere. Anche questa è finta, ragazzi. Questo è il plastico del parco e qui possiamo vedere quanto sia enorme.
Noi in questo momento siamo qui al Visitor Center e questa è la Park Road, questa strada sterrata che è percorribile solamente con i bus. Quello è il Monte Denali, più di 6.000 metri. In questa parte del Visitor Center ci sono esposti quindi tutti questi animali che sono nient'altro che la fauna che si può ammirare qui dentro questo parco. Ci sono anche i resti di una renna e ci sono i corvi che se li mangiano. Questo plastico è interessante perché mostra il comportamento del Parco del Denali nel rispetto dei predatori e dei predati. Oggi c'è totale libertà, non c'è nessun controllo tra la quantità di prede che possono avere, ad esempio i lupi, rispetto a chi viene predato. Non è sempre stato così, perché nel 1930 c'era stato un tentativo di limitare il numero di lupi, ad esempio, perché si pensava che potessero fare troppi danni alla fauna presente. Tuttavia, degli studi successivi hanno dimostrato che in realtà non era così ed è stato meglio lasciare che le cose andassero come dovevano andare. Qui a fianco abbiamo un orsacchiotto e in questo visitor center viene spiegata l'importanza di questi contenitori che sono a prova di orso. Dentro questo contenitore chi vuole vivere il parco nella sua forma più estrema, ovvero campeggiando magari per giorni, deve riporre il cibo in modo tale che gli orsi non riescano a rompere questa scatola, cosa che invece riescono a fare molto facilmente con altri tipi di contenitori. Guardate qua. E dice che il Parco del Denali è stato un po' il pioniere della creazione di questi contenitori a prova di orso. Nella parte sottostante ci sono anche delle riproduzioni che ci fanno vedere come arrivavano qua i primi visitatori di questo parco. Con le valigie, con delle borse, perché sì, dovevano affrontare un viaggio incredibile alla fine del 1800. Ragazzi, qua stiamo notando anche che la parete di questo visitor center è ricoperta di pannelli fotovoltaici. E credo anche luminosità qua dietro. Questa cosa è possibile a queste latitudini, quando il sole rimane basso per tantissimo tempo. E qui dietro c'è anche un cinema dove vengono proiettati dei documentari relativi ad alcune attività specifiche del parco. Una tra le più importanti è quella che riguarda il canile. Questo è strettamente correlato alla volontà di mantenere quanto più selvaggio questo parco. Ragazzi, ma al volo saliamo su questo che è il Dog Demo Shuttle, perché dopo aver visto il video andremo a capire come funziona nella realtà della cosa questo mashing con i cani. Siamo saliti al volo su questo bus che ci sta portando al canile dei cani da slitta, un'istituzione che esiste sin dall'apertura del Parco del Denali, dove i cani da slitta sono sempre stati utilizzati proprio per rispettare al massimo l'ideologia e la filosofia di natura selvaggia. Chissà se vedremo anche dei cucciolini. Bus ti scarica proprio qui dove parte il percorso all'interno del canile. Un ranger è salito a bordo e ci ha detto quello che si può fare e quello che non si può fare. Ci sono tutti i cani che in questo momento, essendo estate, non stanno lavorando e che quindi sono qui sia per la fase di riposo ma anche per la fase di preparazione, il training per l'inverno. Ma non solo, qui ci sono anche i cuccioli che vengono cresciuti e vengono addestrati alla fine di effettuare poi il lavoro nella stagione successiva. E qua c'è tutta la spiegazione di come si diventa un cane da slitta. Non tutti riescono. Si parte con l'estate, l'autunno, l'inverno e la primavera. Tutti momenti di addestramento differente, soprattutto se sei un cane giovane, quindi la sua prima stagione. Quelli che vedremo qui sono chiamati comunemente i cani del Denali, ma in realtà appartengono tutti quanti alla razza dell'Alaskan Husky, una razza super comune in tutta l'Alaska, appunto. Qui ci sono alcuni cani, si possono toccare, si possono accarezzare. Questi cani da slitta vengono utilizzati all'interno dei denari esclusivamente dai ranger, che si muovono all'interno del parco che è immenso senza mezzi motorizzati, non solo per il rispetto della natura selvaggia ma anche perché con alcuni mezzi sarebbe impossibile arrivare dove si può arrivare con i cani. Pensate che quest'anno si festeggia il 100° anno della tradizione dei cani da slitta del Denali. Ci sono delle zampe veramente larghissime, sembrano quasi palmate. Wow.
quello che abbaia dicono che è tra i più giovani. Nel primo anno di addestramento i cani non hanno la forza necessaria né l'esperienza necessaria a trainare la slitta e quindi iniziano il loro addestramento seguendo gli altri cani che sono già più esperti, quindi correndo liberamente a fianco agli altri. Qui ci sono delle foto che ci mostrano come vengono aperti i sentieri d'inverno da questi cani. Nei tratti in cui la neve è più compatta riescono a trainare la slitta, ma nel momento in cui la neve è molto più alta tutti scendono e iniziano a camminare. I sentieri vengono anche aperti dai cani perché poi i turisti vengono qui e possono camminarci sopra. Prevalentemente d'inverno i cani vengono utilizzati per il trasporto, tipicamente di attrezzature scientifiche che vengono piazzate nei luoghi più remoti del parco, questo per studiare ad esempio i cambiamenti climatici. Non solo, vengono anche utilizzati per portare via i materiali che magari sono stati lasciati l'inverno precedente piuttosto che durante l'estate. Con i ranger fanno dei percorsi che a volte durano dei giorni, delle settimane e quindi devono essere completamente autonomi nel fare campo nei punti più remoti di questo parco. Lungo questo percorso ci sono anche delle spiegazioni che ti raccontano i lavori che vengono fatti da questi cani. Ad esempio hanno anche aiutato a studiare i percorsi che fanno i dalship e le stone ship qui nel parco per vedere se ci sono dei mutamenti dovuti anche in questo caso al cambio climatico. Ci sono cani che stanno dentro questi recinti e cani che stanno in questo che viene chiamato open yard. Molto spesso vengono ruotati, ma ad esempio qua ci sono dei cani che hanno in questo momento delle esigenze particolari, oppure ci sono anche le femmine che quando sono in calore devono essere separate. E qua ragazzi ci sono anche i cuccioli, hanno 8 settimane. Little blondie. Sono appena nati. Little blondie, yes you are. E qui c'è anche una stanza dove ci sono tutte le attrezzature. Ancora ci viene ricordato quanto sia importante lo studio del cambio climatico in questo parco e quanto i cani siano d'aiuto. Pensate che quando il cane è in piena forma, in pieno della stagione invernale, possono fare dei percorsi che sono di più di 50 km al giorno. Sono veramente tanti. La grande difficoltà e il grande impegno dei ranger è nutrirli tutti la sera in condizioni climatiche estreme prima di andare a dormire. Ragazzi, adesso tutte le persone si stanno disponendo qui su questi spalti perché ci dovrebbero mostrare il lavoro dei cani da slitta. Tutti i cani sono saliti sulla loro cuccia, si sono agitati tutti. Stanno preparando la slitta. Che in questo caso è una specie di quad con delle ruote tassellate. Eccole. All right, in a smooth landing. Can we get rid of dogs? That is how we first started the sled dog kennels. At home had sled dogs. Really? Do you guys have a bunch of sled dogs at home? Cosa ne pensi di questi cani da slitta dell'Alaska? Sono fantastici, oltre ad essere super intelligenti. Bene, ma per adesso siamo tornati qua. Abbiamo capito cosa fare domani, ovvero prendere il bus, ma dobbiamo andarlo a prenotare e dopodiché ci organizzeremo magari per andare a fare un trail, che qua in realtà sono molto speciali, nel senso che a parte quelli qua attorno al visitor center poi non esistono, nel senso si cammina into the wild. Comunque la giornata è venuta fuori magnifica. E qua siamo a questa famosissima birreria perché dobbiamo vedere il bus, il Magic Bus. Bene, parcheggiamo qua, Valentino. La Brewing del 49esimo stato. Ed eccola il Magic Bus. Noi ci siamo già stati, Chiara può vedere quanto era grande nella realtà questo bus, visto che ieri sera gli abbiamo fatto vedere il film. Ed eccoci qui di nuovo dentro il bus 142. Adesso che hai visto il film ieri sera. Ieri sera. Per chi non conosce la storia, parliamo della vita di Chris McCandle, che a 21 anni ha lasciato la sua casa per vivere una esperienza di viaggio incredibile che lo ha portato fino qui in Alaska, dove, ahinoi, è anche deceduto proprio all'interno di un bus
identico a questo, che ricordiamo è la replica utilizzata da Sean Penn per il film Into the Wild. Chris, che si faceva chiamare Alexander Supertramp, è stato lasciato dal signor Jim Gallien proprio qui dietro all'inizio dello Stampede Trail, dove ha iniziato la sua avventura. Pensate che vivrà oltre 100 giorni all'interno di questo bus e lì dovrà trovare anche il modo di procacciarsi il cibo. Qui infatti lo vediamo con un fucile che gli era stato proprio donato da Jim. Cosa curiosa per quanto riguarda il film diretto da Sean Penn è che nel film Jim Gallen è interpretato da lui stesso, è veramente la persona che aveva accompagnato Chris fino a qua. Qui ci sono delle foto che mostrano il campo che lui aveva fatto lungo lo Stampede Trail e le foto originali del Magic Bus. È importante ricordare che queste fotografie sono originali, sono state fatte da Alexander Supertramp con la sua macchina fotografica che si portava dietro e che è stata recuperata quando è stato trovato il suo corpo qui su questo letto, che ricordiamo è a riproduzione. Sotto queste foto c'è riportato il giorno in cui si pensa che Alex le abbia scattate e ci sono parti del suo diario. Diario che è stato ritrovato e che è raffigurato in parte qui, che in parte per chi ha visto il film ci si può ritrovare. Importante tutta la sequenza delle operazioni che lui aveva fatto quando ha ucciso Malce. Si era fatto spiegare prima di arrivare qua come trattare la carne una volta che l'aveva cacciata, e lui qua scrive una delle frasi più forti, che ricorda che probabilmente questa è stata una delle più grandi tragedie della sua vita. Uccidere quest'alce praticamente per nulla, perché non è riuscito a mangiarla. Per arrivare nel punto dove ha trovato il Magic Bus aveva dovuto guadare un fiume che, quando era arrivato qui a maggio, era molto piccolo, molto facile da guadare. Quando ha cominciato a capire che la situazione stava diventando difficile, ha provato a tornare indietro, ma il fiume appunto non era più transitabile. Da lì poi inizia una serie di eventi in cui Alex comincia a capire che le cose stanno andando male. Infatti lascia anche dei messaggi in giro per la foresta nel caso in cui qualcuno fosse passato di lì. Perché è vero che era nel medio del nada, però si tratta di una zona dove passano dei cacciatori, non era proprio così isolato dal mondo. Infatti 2 settimane dopo la sua morte il suo corpo è stato trovato nel bus proprio da 2 cacciatori che sono passati di lì. Ragazzi, guardate un alce proprio qua di fronte. La prima che non ha paura proprio per niente. Ciao alce! Le alci ci hanno regalato tanta roba, eh! Si è appiccicata a noi praticamente! Abbiamo incontrato anche questo lago, l'Otto Lake. Guardate che bello. Beh, questo sarebbe un posto magnifico per passare la notte, ma non si può. Dietro questa altura, se non ci fossero le nuvole che stanno arrivando, si potrebbe vedere l'Alaska Range, di cui il Denali fa anche parte. Bello che di fianco a questo lago c'è questo posto dove sono appesi tutti questi life jacket, giubbotti salvagente, e c'è scritto che insomma è preferibile farli indossare ai bambini. E la cosa bella è che per dare l'esempio vengono usate le lontre di mare, che quando sono dei cuccioli anche loro indossano il giubbotto di salvataggio. Come sempre mi piacerebbe essere un geologo, perché qua ci sono pietre stranissime. Tutte le scaglie cadono qua, chissà come mai. Vi dirò che questa roccia è talmente strana che sembra quasi una pianta fossile. È incredibile, non ne ho idea se sia così, ma sembra quasi una pianta fossile. Che hai trovato? Una pianta fossile. Credo. Non lo so, però... Lucia ha trovato un'altra cosa, una pallina da golf. Trova sempre qualcosa, Lucia? Cose non utili. Si anche al ritorno le alci. Ma allora stanno sempre... Ma secondo me sono madre e piccolo. Spariscono nel bosco. Incredibile, appena entrano nel bosco spariscono alla vista completamente. Ci ha attraversato la strada. Piccolino. E adesso ci spostiamo alla nostra postazione notturna. Perché domani bisogna svegliarsi presto. All'alba.
infiliamo in questa stradina e cerchiamo un posto dove fermarci. Chissà se c'è l'alcetto. Lucia è scesa in avanti scoperta, dice di infilarsi lì dentro, speriamo. È un bel bosco. Ci infiliamo into the wild. Into the wild, l'altra volta. Oh. Ah. Stiamo belli incastrati qua dentro. Bene, posto per la sera trovato, c'è un po' di vento. La strada non è tanto lontana, per ora si sente abbastanza, e però sono confidente che durante la notte qui passi pochissima gente. Ci sentiamo abbastanza into the wild. Il Denali è qua dietro. Lo Stampede Trail è poco più avanti. Quindi posto molto suggestivo e una bella preparazione per domani, che sarà una giornata speciale, perché andremo in un parco veramente incredibile. Credo che a Valentino piaccia molto l'Alaska, perché gli spazi sono quelli giusti, troviamo un sacco di posti dove dormire tipo questo, non dobbiamo mai pagare per dormire, e questa è una cosa importante per noi. Le temperature non sono né troppo calde né troppo fredde. Chiaro, è un paese di estremi, quindi devi essere qui in questo momento per provare queste sensazioni. Il meteo è quello che è, devi prendere ciò che viene, non puoi pretendere, perché d'altronde è natura allo stato puro. Videolog numero 8. Oggi ci sono anch'io, ha voluto che io fossi qui. E provare cosa vuol dire fare un videolog dentro la natura. Com'è? Com'è? Dopo che ho visto Into the Wild, ammetto che la sensazione adesso di vivere il paese è un po' diversa. Cominci a sentirti più vicina a questo paese. Sì, ma che ancora non riesci tanto a capire. Ci vuole del tempo. Non ce n'è tanto tempo. Oh, ci sta un alce che ci ha attraversato la strada. Cioè, io sono scioccata. Questa non aveva paura, avete capito? Così lei è tranquilla. Poi tra l'altro c'era anche il piccolino. Poi oggi anche vedere i cani che imparano ad apportare la slitta. Sembravano felici i cani? Mi sembravano tranquilli, sì. Sì, secondo me sono trattati bene. Sì. Non mi... No, allora, sì, tranne quando siamo passati che tutti li accarezzavano, sinceramente forse un po' di fastidio gli davamo, cioè no. Oh, che video lo fai, muto? Io ascolto te, non no, capito, se ti ho permesso di entrare in video perché ti dico che secondo me non erano poi così felici. Cioè, erano contenti perché secondo me sono trattati bene, però nel momento in cui tutta la gente passa e tutti sono lì ad accarezzarli, non lo so. Ah, credo che ci siano abituati, magari quelli più giovani meno, quelli più che sono lì da qualche anno, magari sono abituati, come ci hanno detto. Probabilmente se non ci andassimo sarebbe più, per loro sarebbe uguale, credo. Sì, può però... essere. Può essere. E poi c'è anche il sole. È il mio primo sole in Alaska! E qua l'Alaska devi prendere quello che arriva, anche per quello che vedi, va preso col tempo, perché sì. Se stai poco o ti va benissimo o ti va malissimo. Esatto, no, per adesso. Ci prepariamo per la serata allora. Sì. Domani mattina si sveglia presto. Presto, caffecito. E via. Panini. Energia. Carichi. Vamos. Vamos. Oh, se non mangi 10.000 calorie in Alaska, non vale niente. Cioè, siamo appena arrivati a casa e qua già si prepara da mangiare. Ma com'è questa cosa? È per domani. Ah. È il nostro lunch per domani. Oh. Stiamo... Ma dove siamo? E io Ci stai? Ok, aiuto! Bellissimo! Siamo usciti fuori per vedere questo spettacolo pazzesco! Guarda quella montagna rosa! La montagna rosa! Cioè no, guarda com'è rosa! Peccato se abbiamo salve! Aspetta! Non abbiamo cagato perché! No. E quelle nuvole là, viola! Wow! Cioè, ma dove siamo? No, vabbè! No, vabbè!
I heard a song so shallow and poor. I almost sang along all through her door, but I never did. I never could.